è Luciano Violanti e i Pentastellati. Dopo il mio video sulle vette dell'incompetenza, dovrei farne un altro, intitolato di nuovo Sulle vette dell'incompetenza number 2, ma diciamo che è più chiaro un titolo come Luciano Violante e i Pentastellati. Voi sapete che pochi giorni fa un magistrato partenopeo, una bella signora, era stata candidata dal PD per venire nominata al Consiglio Superiore della Magistratura. E il Consiglio Superiore della Magistratura, dice la Costituzione, che è l'organo di autogoverno dei magistrati, e quindi è il vertice della magistratura, il Consiglio Superiore della Magistratura, tra l'altro è presieduto da Giorgio Napolitano. E lì salta fuori che questo magistrato partenopeo, una bella signora, mi pare che si chiami Teresa Beni, salta fuori che non c'aveva i requisiti per entrare a far parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Lei si è molto incazzata e ha detto che per tutelare la sua dignità farà ricorso al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale. Vabbè, staremo a vedere. Comunque è una cosa che fa spavento, capito? Per questo quel mio titolo si intitolava Sulle cime dell'incompetenza. Adesso invece facciamo un altro video sempre sulla questione delle cime dell'incompetenza relativamente al magistrato Luciano Violante, che è un esponente di spicco del PD, mi pare, del PD. I Pentastellati, dice, non hanno competenze i Pentastellati, non hanno competenze per gestire la res pubblica, non hanno competenze per gestire la res pubblica, ma io dico che se avere le competenze significa avere le competenze per rubare, ok, i Pentastellati ancora sta competenza non ce l'hanno, ma se per competenza si intende quella di conoscere le cose, pare che ce l'abbiano la competenza i Pentastellati, perché adesso salta fuori anche che questo magistrato Luciano Violante, che è un nome di spicco del PD, non avrebbe i requisiti per entrare a far parte della Corte Costituzionale. Sono due casi in pochi giorni. E il caso di Luciano Violante è saltato fuori per mezzo dei Pentastellati. E se non c'erano i Pentastellati, mica saltava fuori questo caso di Luciano Violante, che non avrebbe i requisiti per far parte della Corte Costituzionale. E io la notizia l'ho letta sul Fatto Quotidiano, e l'articolo apparso sul Fatto Quotidiano, io ve lo metto come link nel riassunto di questo video. Ma come si fa? Ma come si fa? Ma come si fa? Ma allora, ma chi siamo? Per caso non saremo mica noi una repubblica delle banane? Saremo mica. E allora ecco, cari amici, però, che si vede la luce in fondo al tunnel, cari amici, la luce in fondo al tunnel. Eccola qua, la luce in fondo al tunnel, cari amici. From matriarchi to patriarchi, nella sua nuova versione in lingua inglese, sul grande web store iTunes della Apple. Io definisco questa mia opera la nuova Bibbia dell'umanità, e con questa opera la felicità scende su tutta l'umanità. Ma che roba, 2014, nel giro di pochi giorni salta fuori che persone che vivono ai vertici del diritto, salta fuori che non hanno i requisiti per entrare in certi organismi. Allora ripeto la domanda: ma non saremmo mica per caso diventati una delle cosiddette repubbliche delle banane, per caso? Per caso? Adesso stiamo a vedere come va a finire la questione di Luciano Violante, che io so che è uno dei pezzi di
da 90 del PD, e anche Teresa Bini, quella che poi si è visto che non avrebbe i requisiti per entrare al Consiglio Superiore della Magistratura, era candidata per conto del PD, ma meno male che ci sono i pentastellati che mettono tutti in riga, mettono tutti in riga, quasi, ma dico io voglio vedere adesso come si difende Luciano Violante, perché Teresa Bini ha detto che farà ricorso al TAR, io voglio vedere come si difende Luciano Violante, che si presenta tanto bene nelle trasmissioni televisive, è tanto elegante nel parlare, però per i pentastellati non ci avrebbe i requisiti per entrare a far parte della Corte Costituzionale, capito? Che è l'organo supremo che te controlla pure il Parlamento. Ah, cari amici, ma per fortuna che la vediamo la luce in fondo al tunnel, cari amici, eccola qua la luce in fondo al tunnel, cari amici. C'è sempre qualche speranza a cui aggrapparsi, va bene, l'ancora di salvataggio. E questa, cari amici, l'ancora di salvataggio non solo per l'Italia, ma per l'intera umanità.